Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta che faccio ogni mattina mentre mi reco sul mio posto di lavoro per parlare di cose più o meno interessanti. Qualcuno noterà che siamo in ritardo di circa 5-10 minuti. Perché? Perché semplicemente voglio fare un esperimento. D'altronde questo diretta video è un esperimento che giorno dopo giorno si migliora, si adatta più a quello che possono essere le esigenze delle persone. Ieri una persona mi ha scritto dicendomi molto bello questa cosa che lei fa, però dovrebbe essere più corta. E io, siccome sono sempre una persona che mi piace ascoltare gli altri, ho iniziato la diretta a metà del mio tragitto, ecco, all'incirca a metà del mio tragitto ho iniziato questa diretta. Fatemi sapere cosa ne pensate, un feedback è sempre accettato, quindi aspetto il feedback. Oggi potrei parlare di tantissime cose, potrei parlare delle segnalazioni che mi sono arrivate ieri per quanto riguarda la non raccolta di rifiuti in vari punti della città. In questo momento sono ad angolo con via Torino, viale Teocrito, dove c'è la scuola Boitila, e posso confermare che ci sono i cassonetti sul marciapiede, totalmente stracolmi di rifiuti. Ieri sera ho mandato un'email, un messaggio al responsabile del cantiere e agli uffici. Poi più avanti ancora, accanto al supermercato, stessa cosa, cassonetti stracolmi di rifiuti. Basta, purtroppo questo poi è lo specchio. Purtroppo siamo oggi, così, 28 luglio, chiaramente questi contenitori messi su strada, che di fatto hanno sostituito i vecchi contenitori verdi, c'è qualcosa che non va. O sono i cittadini che non sono bravi, vanno rimproverati, i cassoni vanno tolti dal marciapiede, oppure c'è qualcosa che non va lato gestore, lato comune. Comunque, delle due l'una, e bisogna fare in modo di risolvere questo problema anche di decoro urbano. Ieri, poi qua sono in via Falcone, angolo con via Piave, il solito abbandono di rifiuti ad angolo, no? Oggi facciamo nome. Ieri ho scritto all'assessorato al decoro urbano, comunque sì, e ho fatto presente che le vie adiacenti l'ospedale sono con l'erba alta mezzo metro. Adesso riferiremo immediatamente alla ditta che si occupa. Allora, scusatemi signori, ci sono 5 ditte a Siracusa che si sono spartite un appalto milionario per sistemare il verde della nostra città. Io non entro nel merito se è marciapiede di loro competenza, se non lo è, a me da cittadino non me ne frega nulla. Io voglio che i marciapiedi che vanno da via Luigi Cassi fino ad arrivare a Piazzata devono essere puliti. Io vorrei ricordare a questi signori che prendono diverse migliaia di euro al mese, perché io vi ricordo che questi sono delle persone che fanno un lavoro che è pagato con soldi pubblici, io vorrei ricordare a questi signori che noi siamo dei piccoli volontari che 2 anni fa, senza fare grandi post, senza fare grandi comunicati stampa, abbiamo organizzato una domenica, un sabato, non ricordo cos'era, a Piazza Alta, e l'abbiamo ripulita noi gratuitamente, anzi ci siamo autofinanziati, abbiamo comprato un decespugliatore. Se l'amministrazione non è in grado di decespugliare i marciapiedi accanto all'ospedale, ma ce lo dica, noi siamo ben volentieri, sabato pomeriggio organizziamo, poi se gli assessori, gli uffici competenti, quello che è, vogliono venire a darci una mano, vi spiego come si funziona il decespugliatore, lo facciamo insieme, senza nessun tipo di polemica, cioè ditelo però, guarda, noi non siamo in grado, non ce la facciamo, va bene, non c'è problema. Ecco, come dobbiamo fare? Non è che possiamo sempre demandare, rinviare. Ritorno al discorso spazzatura. Io ieri sera, dopo aver segnalato al gestore e agli uffici competenti questi mancati disservizi, questi disservizi della non raccolta della spazzatura, ho cominciato a lavorare a una bozza di locandina. Una locandina che
come si affiggeremo presso gli androni, le scale, e da dove ci danno la protezione, con dove spiegheremo come si fa a differenziare. Allora, intanto, siccome ho fatto copia e incolla con il volantino del gestore, sarà mia cura stamattina chiedere al gestore se ci dà l'autorizzazione di modificare il volantino e utilizzarlo. Se il gestore ci dirà no, guardi, non si può fare, chiederò, perché non sono un grafico, non sono manco brevissimo a disegnare, per favore, faccio porcheria, chiederò se c'è qualche volontario che mi dà una mano per realizzare questa locandina. Dopodiché cominciamo a stamparle e mettiamole nelle androne per informare i cittadini. Noi avevamo presentato un progetto per informare i cittadini. Questo progetto all'inizio era stato ben accolto, è bellissimo, lo facciamo. Dopodiché non se ne è fatto più nulla. Intanto c'era la possibilità di coprire i costi di questo progetto, parliamo di 1000 euro al mese, giusto per pagare due persone che dovevano fare questa operazione. Dall'accantonamento che è previsto nel capitolato speciale d'appalto di quasi 200.000 euro annui. Quindi noi come associazione avevamo preparato un progetto, l'avevamo mandato a chi di dovere per 12.000 euro annui, 1.000 euro al mese appunto, ci hanno detto sì, lo facciamo. Beh, di questi 200.000 euro, i 12.000 euro alla fine no, evidentemente, io voglio lasciar perdere la polemica a chi hanno dato questi 200.000 euro, a me alla fine non interessa, è un'azienda privata che gestisce in questo caso soldi pubblici, però l'azienda privata ha la facoltà di decidere come spendere questi 200.000 euro in informazione. Io informazione a Siracusa, al di là di quella che facciamo noi del Comitato Artisti Siracusani come volontariato, gratuitamente, io non ho mai visto, lo sarò franco, sarò schietto, a Siracusa non c'è pubblicità sull'informazione, sulla raccolta differenziata, la facciamo solo noi da diversi anni. Non è un vantarsi, è la cruda realtà. Tant'è che basta andare sulla nostra pagina Raccolta Differenziata Siracusa, vi fate un'idea. Vabbè, io lo volevo fare molto più breve, sono stato forse anche troppo lungo. Prossimo appuntamento sempre domani mattina. Oggi in realtà pausa pranzo, vediamo di mettere in sicurezza un altro paio di buche. Ieri a Piazza Quella le due buche messe davanti all'ingresso dello Stadio di Simone mi hanno dato la possibilità di riflettere su alcuni cambi di strategia nel mettere in sicurezza le buche stradali. Ho già scritto ad alcune persone, un paio mi hanno risposto e sono stati entusiasti quando io gli ho scritto, perché non se l'aspettavano, però in questo momento non voglio dire nient'altro e basta. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo.